Dopo insieme vi portiamo a Valencia. Non ci hanno voluto, ma ufficialmente mi sono perso. Benvenuti nel ristorante dal Carrozzone. Benvenuti nel nostro canale. Furgonello è ripartito e con lui anche gli incontri con altri viaggiatori. Questo video è stato girato prima dell'alluvione di Valencia, a cui dedichiamo il nostro viaggio e la nostra vicinanza. Rieccoci qua con Mirko e Cinzia dopo 2 anni. Hola. Facciamo un brindisi in cin. Oh! Cin. Al ritrovo. Salute, ragazzi. 2 anni. Dopo insieme vi portiamo a Valencia. Allora, non ci hanno voluto, ma spieghiamo il perché. Allora, dovevamo andare in centro Valencia con Mirko, Cinzia, Massi e Miki in pullman, perché abbiamo lasciato il van in un'area sosta del costo di 20 euro, un'area chiusa. Decidiamo quindi di prendere il pullman per andare a Valencia. Saliamo sul pullman, ma abbiamo scoperto che in Spagna, sui bus, il cane non può salire. Se di taglia piccola può salire nel trasportino, se no per lanci praticamente. Non ci sono altre soluzioni. E quindi siamo venuti in spiaggia, Charlie si è fatto un mezzo bagnetto, ha interagito con qualche cane, quindi diciamo che nulla viene per nuocere. Ora vediamo se raggiungere gli altri più tardi, visto che il biglietto l'abbiamo pagato perché abbiamo il ticket, e piuttosto Charlie rimarrà sul van, tanto se andiamo verso le 5 è più fresco, e andiamo a fare un giro a Valencia, ma solo perché abbiamo già il biglietto, perché sennò siamo un po' arrabbiatini. Diciamo che se non avevamo già comprato il biglietto, Valencia l'avevamo già vista in passato, pazienza, la saltavamo, perché secondo noi proprio non ha senso che un cane non possa salire su un mezzo pubblico, e soprattutto appunto se vedete un cane buono. Un conto se arrivo che il cane aggredisce tutti, mi dici metti la museruola, che io gliel'avrei anche messo senza problemi a Charlie, però tutto questo non ha senso, dai, siamo nel 2024, mettere questi divieti ancora per i cani non hanno senso. Comunque Charlie quanto è bravo, è libero in questo momento, potrebbe andare perché è pieno di cani qua, potrebbe andare a correre. Se venite a Valencia, questa spiaggia qua è una specie di dove comunque sono tutti i cani liberi, perché qui in Spagna anche nei bar, nelle spiagge, quasi ovunque non si può andare col cane, quindi secondo me questa è proprio una spiaggia dove possono venire i cani, e per fortuna che siamo arrivati qui, perché se non potevamo salire sul bus, arrivavamo qua in spiaggia e anche qui ci dicevano no, Charlie non può venire, prendevamo il van e ce ne andavamo via. E ci godiamo un attimo il momento, questa bellissima arietta, questo bellissimo sole, e poi vediamo se appunto lasciare Charlie in van e andare in centro. A dopo. Questa qua è l'area dove siamo venuti a parcheggiarci. Ora lasciamo Charlie sul furgonello. E adesso il sole non c'è più, vi faccio vedere, c'è anche l'ombra. Eccovi, lasciamo Charlino e tutta la banda del buco sopra, tanto siamo tutto a posto. Noi 2 orette andiamo a farci un giro e poi torniamo e mangiamo cena con Mirko e la family. Loro ve li ricordate sicuramente, perché abbiamo fatto dei mesi assieme il primo anno che siamo partiti. Sono i Trip Family. Cinzia è quella che ci ha tatuato il boccale della birra a tutti, la tatuatrice. Siamo arrivati senza perderci, pullman comodissimo, e ora andiamo a raggiungere la family.
Siamo tornati un po' bambini qui dentro. Quanti di voi si ricordano tutto questo? La nostra 500. Com'è questo parco? Vi piace? È lungo? Dillo a tutti che tu, Massi, ha fame e vuole il gelato. Lo troveremo il gelato? Qua si sogna solo il cibo. Dicevi, scusa Massi? Cosa c'hai, Massi? Ha fame. Allora, salutiamo questo bellissimo parco e ci spostiamo verso il centro. Cinzia, tu che hai fatto la scuola d'arte, questo che stile è? Io non ho mai studiato molto storia dell'arte, perché mi piaceva dipingere, non mi piaceva studiare. Giusto, infatti lei è una grande pittrice, è una combinazione. Rococò e neoclassico e anche un po' di stile orientale. Ah, un mix proprio, un mix. L'idea del 900, sì, primi del novecento. Buongiorno, mattinata di pulizie, qui c'è Mirko che pulisce il suo camper. Siri, vuoi andare a vedere sul loro camper? Saresti molto più comodo effettivamente lì dentro. Qui c'è Charlino. Mettiamo. Qua Mirko e di qua c'era Davide che puliva. Eccolo, che uomini. Guardalo qua. Hai anche la luce che ti riflette, sembra che hai un raggio di sole che ti bacia. Buongiorno! Con quattro animali in famiglia bisogna tenere pulito per forza. Quattro animali perché allora, sì, eri Sprint, Charlie e tu. Perché lui perde i peli della barba. È vero. E quindi questi uomini stamattina sono gli addetti alle pulizie. Io sono l'addetta agli animali. E Cinzia è l'addetta ai compiti, perché sto facendo fare i compiti a Miki. Siamo ripartiti con le panze piene, direi un super pranzetto molto buono. Economico. Abbiamo speso 14,50 euro con due piatti, quindi due forchette, allora due piatti, paella e poi ti scegli qualcos'altro. Dolce da bere, 14,50 euro, direi che è super, come dicono qua, mass baratto, anche perché in centro Valencia costava tantissimo. Abbiamo trovato invece... Esatto, improponibile. Abbiamo trovato questo posticino qua vicino all'area sosta, quindi un po' fuori Valencia, e direi super soddisfatti. Ora purtroppo abbiamo salutato Mirko, Cinzia and Family. Tra l'altro vi lasciamo il loro canale e se per caso qualcuno di voi volesse provare l'avventura in camper, in van, in Italia, loro li affittano. Quindi potete contattarli tranquillamente e fargli una vacanzina con un camper. Ragazzi, abbiamo 1 ora e 50 di strada da fare.
viaggiamo perennemente sempre alla velocità degli 80-90 km orari. E perciò l'arrivo qua ce l'ho da alle 18:30, ma sicuramente saranno già le 19 quando arriviamo. Se poi vediamo che siamo stanchi o che comunque Siri e Sprint decidono di svegliarsi prima, perciò vorrebbe dire hanno fame, bisogna fermarsi, cerchiamo un posto prima e ci fermiamo. Ragazzi, sono andato in questo paese a cercare una cartolibreria per stampare un foglio. Sono entrato dentro, avevano una musica super rilassante, bellissima. E io sono un po' come chi entra in un negozio di abbigliamento e esce con qualche cosa. Infatti, oltre alla fotocopia, sono uscito con una matita punta fine, una gomma e le puntine per disegnare. Perché la mia vita è il disegno. Ora, torniamo dalla valle. Volevo farvi vedere questo paesino che non mi ricordo il nome, scusate ma io non sono la valle, mi dimentico sempre il nome. Qui ha dei murales che sono bellissimi ed è un paesino molto, secondo me, molto particolare. Bisognerebbe fermarsi qualche giorno in più per capire, perché in ogni angolo che ti giri ci sono dei murales. Allora, ho scoperto come si chiama il nome del paese, visto la scritta che c'era sui muri, che si chiama Los Alcázares. Però ho visto anche un'altra cosa, guardate che belli che sono. Ma avete visto che tenerezza? Affacciati alla finestra che guardavano fuori, bellissimi. Posso dire ufficialmente che mi sono perso. Ora ho chiamato la valle, gli ho detto di mandarmi la posizione. Qua c'è un altro murales. A guardare tutti questi murales mi sono perso. E vi faccio vedere poi anche l'area camper dove ci siamo fermati, perché è molto graziosa. E già da lì mi sono accorto che c'era qualcosa con i murales, perché c'è un angolo dove è pieno di disegni per terra, è recintato, ci sono delle bombolette. Ci sono già dei murales o comunque dei dipinti lì, perciò ora guardo la posizione e trovo la strada. Perciò ufficialmente Furgonello, nonché io, mi sono perso! In ogni angolo che mi giro ci sono dei murales. Cioè, è una roba che... non mi viene neanche più da tornare da Furgonello, mi sto quasi perdendo volentieri qua. Guarda questo, guarda che colori, guarda che riflessi, guarda che roba. Bellissimo. Bravi ragazzi. Bravi a questi artisti. Allora, siamo arrivati nell'area camper dove siamo parcheggiati per questa sera, perché poi in più la valle tra un po' avrà pure il suo corso. Vi faccio vedere due o tre cosine. Qua avete il carico e scarico. Qui è quello che vi dicevo prima io, dove ci sono dei vari artisti che si accingono a colorare, a disegnare, a fare. Molto bello. Mi verrebbe quasi da dire, posso provare a fare un disegno pure io. Qua ci sono tutti i camper, tutti i vari camper parcheggiati. E qua c'è Furgonello. Voilà! Voilà! Non si vede nada se non apri la zanzariera. Abbiamo comprato l'antifurto nuovo, che è Charlie.
Oh, mi sono perso. Sei perso. Ti lascio uscire da solo e ti perdi. Ho fatto nuovi acquisti anche, amore. Sono andato in una carta libreria e cosa potevo comprarmi? Una matita a punta fine che mi piaceva, una gomma a pane e... le puntine. Le puntine. Bene, e la fotocopia l'hai fatta? Vabbè, ah, certo, non è stato per questo. Perfetto, gattino pronto da fare. Stai cercando un regalo unico per un amante degli animali? Ciao, sono Davide, il nomade piroglafale. Realizzo creazioni perfette per un ricordo speciale. Se vuoi saperne di più, dai un'occhiata al mio profilo e contattami. Il furgonello su YouTube di notte. Perché? Ragazzi, c'è una luna che la vedete lì, lì. C'è una luna favolosa, bellissima. Vale è fuori con la macchina fotografica, vedete lo schermino dietro di me, non mi posso avvicinare se non gli faccio la luce, e fa due foto che magari poi ve le mettiamo in questo video. C'è una luna che merita veramente tanto. La luna e anche l'aereo che gli passa sopra, spettacolo. Buonasera signorini. Ma quanto è bravo questo casino qui. Allora, noi siamo ancora qui dove ieri sera c'era quella super mega luna laggiù. Stasera sarà ancora più bella, forse. Forse sì. Oggi giornata molto produttiva sia in ambito di pirografia, perché Davide ha un po' di lavoretti da fare che è rimasto un po' indietro, giustamente. Quando eravamo in Italia lui lavorava, diciamo, full time come soccorso stradale, quindi ora sta recuperando ordini un pochettino vecchi, ma tranquilli, abbiate fede che arriveranno nelle vostre case. Saremo qui ancora domani, poi abbiamo finito praticamente l'acqua, abbiamo solo più 15-20 litri di acqua, quindi massimo giovedì ci spostiamo. Quindi stasera si consuma pochissima acqua per lavarsi. Usiamo quella del mare. No, ci siamo già lavati, già docciati, quindi dovremmo fare molto risparmio nel lavare i piatti, nel cucinare. Ma questa è anche la van life. Buongiorno. Stamattina lasciamo questo posto stupendo, che aveva come vista il mare. Dobbiamo andare via perché abbiamo finito l'acqua, sia del serbatoio sia l'acqua da bere, quindi siamo proprio messi male. Ora facciamo uscire i gattini, diamo una sistemata e ci spostiamo. Tra l'altro qui siamo stati già 2 anni fa e vi lascio il video dei 2 anni fa, perché quel video vi portiamo a vedere quella balconata che c'è lassù. Questo posto non è cambiato rispetto a 2 anni fa, anche la pozza che si crea quando piove, e però più in là c'è un parcheggio enorme con il triplo di camper rispetto a 2 anni fa. Quindi direi che il turismo itinerante, i viaggiatori stanno aumentando. Buongiorno! Dice Davide che lui deve sistemare tutto prima della partenza. C'è Siri che si è messo sul podio. Qui c'è Charlie che si sporca per bene prima di risalire, e Sprint se la dorme ancora. Wey! Oh raga, siamo in un posto che è favoloso, favoloso. E abbiamo conosciuto dei ragazzi italiani che anche loro fanno qualcosina con gioielli, lei si chiama Giulia, fa delle cose carine. Adesso lo vedete in sottofondo, vedete che c'è la Vale lì, vedete lì, c'è la Vale lì che fa lì, lì, vedete lì, c'è la Vale.
andiamo un po' a vedere un po' cosa fa la Merenderos seduta in vacanza. Poi Merenderos. Stiamo riparando con il camper perché c'è un po' d'aria. Ma li hai presentati loro? Chi lei. Siete voi? Allora, lei è Giulia e dentro il camper c'è Costantino. Mi stai riprendendo? Sei no, pensando? Lei. Mentre l'hai presentata lei, allora riprendo lei. No, è offeso perché non siamo andati a prendere l'esca. E l'amo. Per pescare. Siamo felicemente spiaggiati in fase creativa. Post pranzo. Post pranzo. Come due meduse. Come qualche medusa? Che la medusa si spiaggia. Spiaggia. E Giulia mi sta creando un braccialetto in macramè con delle pietre. Qua sono tutte pietre di passari turchese, opalina, un quarzo bianco. Diciamo un braccialetto con un mix di pietre. Colori dedicati al mare. Ecco il mio colore che le aggiungo. Diciamo anche che Giulia ha un e-commerce dove vende i suoi gioielli. Che vende i suoi gioielli, ve lo lasciamo perché ha delle sciccherie che non ve lo aspettate dove guardate l'e-commerce. Bene. E invece Costantino, poi un po' vedere come sta Costantino. Costantino, guardate. Questo è il loro mezzo che è bellissimo, è un 520 spaziosissimo. C'ha anche delle mutande appese che sono di Costantino. Costantino, sei su YouTube, io te lo dico poi, eh? Ciao. È arrabbiato, ragazzi. Non, la sua compagna non lo lascia andare a comprare l'esca. Vabbè. Dai, va, fatene una ragione. A lunedì. Dai, due giorni, pazienza. Ma sì, dai. Adesso ci beviamo una birretta. Adesso così? Certo. Una birretta? Anzi, ho qualcosa di meglio. Io dovrei andare a pirografare teoricamente. Ma no, guarda che cos'ho. E io non pirografo. Cos'è quella roba lì? Cos'è? È del gin. Gin? Yeah. Io c'ho del rum sul furgone. Ah, dai, ci facciamo un bel... E io non lavoro più dopo, G-Lemon. Te lo dico. Gin lemon. Ok, alright. Niente, allora anche oggi pirografo, domani. Ciao ragazzi, un saluto, ciao. Un abbraccio. Ciao. Eccolo qui, quasi finito il mio braccialettino. Comunque si abbina con i colori del mare. E dei miei occhi. Dei tuoi occhi al massimo dei miei. Ah già, vero. Il pescatore è resuscitato. Mi è passata la rabbiatura. Una rabbiatura comunque tipica sarda, eh. Ho trovato molte cose in comune. Non siamo permalosi. Non siete permalosi. No, allora. I sardi non sono permalosi. Devi smetterla di dire che abbiamo trovato le cose in comune. Non siamo ancora andati in comune con gli spagnoli. Magari in comune. Se siamo in comune troviamo qualcosa, ma siamo in mare, non siamo in comune. Posto fisso. Ah-ha. In comune. Posto fisso. Tac, timbra, alla Zalone. Allora, a me mi avete già sistemato, io sono nel paese vostro. Ti ho messo a fare un cazzo via la provincia. Ah, oh, sudore. Questo era il compito. Mettevi i timbri alle licenze caccia e pesca per 10 anni. Poi ho cambiato. Bellissimo. Sì. Fine e non impegna. E Costantino, non si arrende. Cioè, Guarda, sta cercando di trovare il modo per poter andare a pescare stanotte in infradito. Su quella roccia là. Mai arrende. E Giulia e Costantino hanno anche una cagnolina. Bianca, vieni, fatti conoscere. Brava. Che brava. E questo è il nuovo mezzo che è arrivato. Pazzesco. Davide si è innamorato di questo pullman. Direi non solo tu, perché praticamente tutti lo stanno guardando. Io comunque mi sentirei un po' osservata ad avere un pullman così, avere una casa così. Ma
ma noi preferiamo questo. E prossimamente ci sarà un camper tour di questo. Questo lo parcheggio ovunque. Questo hai qualche problemino. Buongiorno. Ieri eravamo in pantaloncini e maglietta, oggi in giacca e io pantaloni lunghi. Fa freddissimo. Fa freddissimo. Ho fame. Hai fame? Io quando sbadiglio perché ho fame. Comunque, siamo qui a fare due passi nei dintorni di casa Furgonello. Siamo in questo posticino qua che ci stavamo chiedendo chissà cosa c'era. Secondo me è tipo una discoteca, un locale sulla spiaggia all'aperto. Perché lì ci sono dei gradini, qui anche c'è tipo un anfiteatro. Davide batte le mani perché ieri Giulia e Costa hanno visto un serpente in una zona simile, quindi nel dubbio noi lo allontaniamo. E Davide ha fatto acquisti, è sempre lui che fa acquisti, sempre lui. No. Suocera, non le avrai mai queste. Queste qua praticamente sono identiche a quelle verdi. Uguali. Identiche. Però le hai pagate di meno rispetto che all'Italia. Sì, le pagate di meno e sono grigie. Sono grigie. E non più verdi. Come mia mamma voleva fartele diventare praticamente. Sì, vabbè. Così Davide ha anche un paio di scarpe da ginnastica e non ha più scuse. No, no, ma togliamoli due soldi. Allora, siamo in questo parcheggio qua, rimarremo qua nella notte perché stasera dà pioggia. E domani pure forse, così almeno non ci infanghiamo. Benvenuti nel ristorante dal Carrozzone. Allora, mi raccomando, se venite a mangiare qua dal Carrozzone, mettete un po' di stelle, perché lui c'ha 4 stelle Michelin e 3 Pirelli. Ristorante stellato, multistellato. Questa mi è uscita bene, però. Eccolo il pescatore, Costa! Chef, tutto in uno. Costa, vogliamo raccontare? Dai, che sennò adesso se sbaglia, dopo non avete più l'uovo. Infatti. E cosa dici, Giuli, cosa hai detto? Cosa dico? Dico che se si distrae per l'emozione rischia di versare tutto l'uovo. E non mangiare. L'uovo nella pancetta e voi col vostro tofu rimanete. Così, mangiamo Costa. Guarda come spadella. Guarda, lo sei. Guarda come spadella. Io se provo a fare una roba così, andiamo un po' a prenderci la pizza. Okay. Costa. Vogliamo raccontare la tua carriera da pescatore? Pescheria. Ma stamattina hai pescato in fine? No. Ma stamattina ti ho visto che tiravi. Tu sei filmato. Sì, ma cosa stavi tirando? Me lo sei? Allora, o viene fuori uno squalo. No, ma era sicuramente un polpo. Sicuramente. Ma ti ho visto. Ma hai visto? Mi hai spaccato tutto. Ma ha spaccato. Vabbè ragazzi, noi mangiamo dopo, quando Costa pescherà poi ve lo dirà lui. Dopo 2 anni siamo tornati a fare carico scarico da Hannibal, sicuramente molti camperisti che viaggiano qui in Spagna lo conoscono. Hannibal è un distributore di benzina con anche lavaggio auto e in più servizio per i camper. Con 3 euro fai carico scarico. Secondo noi, se tutti i distributori lo facessero, sicuramente è un'entrata in più. E in più, dentro lo shop che ha dal distributore, ha tutti gli accessori per i camper, i vari liquidi per il bagno, vari detergenti,
direi che ho fatto una curvata. Ora facciamo carico scarico, poi ritorniamo in una playa che eravamo stati qua 2 anni fa a vedere se c'è un posticino libero e poi il viaggio continua. Alla prossima!